sì all'acqua pubblica e no alla nuova legge regionale sul riordino del servizio idrico integrato. Questo è l'obiettivo della manifestazione dei comitati per l'acqua pubblica, alla quale hanno aderito anche i lavoratori di ABC, il comune di Napoli, molti comuni della provincia nei quali il sistema idrico è gestito dalla Gori SPA e tante associazioni cittadine. E a difesa dell'acqua pubblica, che un successo conseguito con tanta tenacia soprattutto dalla città di Napoli, unica città medio-grande d'Italia insieme ad altri comuni più piccoli ad aver attuato il referendum del 2011, dove quasi 30 milioni di italiani si espressero per acqua bene comune. Noi l'abbiamo fatto tra tanti ostacoli e tante difficoltà, abbiamo messo in sicurezza l'azienda, abbiamo ricostruito un percorso che da una SPA, quindi dal profitto, andasse verso un'azienda di diritto speciale, adesso realizzata nell'interesse di tutti gli abitanti dei nostri territori. L'acqua è di tutti e non può essere accaparrata o appropriata da qualcuno. Il testo approvato dal Consiglio regionale, secondo i comitati, pur evocando il referendum del 2011, di fatto rischia di destinare l'acqua al profitto degli speculatori, istituendo un ente di governo d'ambito unico per la regione, incompatibile con la gestione pubblica di ABC e con ogni gestione pubblica dei singoli comuni. Una serie di ricorsi contro la nuova legge sono stati annunciati dai comuni e dalle associazioni. Noi contrasteremo non solo con mobilitazioni e iniziative tipo politico e popolare, ma anche da un punto di vista giuridico questo tentativo della regione di interrompere un processo che da Napoli si deve estendere alla città metropolitana, dalla città metropolitana alla Campania, dalla Campania a tutto il Mezzogiorno, a tutto il Mezzogiorno a tutta l'Italia.